Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. Oggi siamo in un video sul fantacalcio. Tanto per cambiare, ormai sono più scontati i miei video sul fantacalcio che non lo so, vabbè, qualsiasi altra cosa. Niente, oggi come letto dal titolo siamo su 5 difensori da bonus da prendere al fantacalcio. Quindi partiamo subito, questo nell'elenco non sarà una classifica. Li ho scritti in ordine in cui mi sono venuti in mente, quindi vi dirò quinto, quarto, terzo. Ma non è una classifica dal meno importante al più importante, ma è semplicemente un elenco. Partiamo subito, al quinto troviamo Skriniar. Skriniar, difensore centrale dell'Inter, lo scorso anno mi pare che abbia fatto 5 o 6 gol, non ricordo. Quest'anno con De Vrij potrebbe trovare più solidità in difesa all'Inter, di conseguenza i due potrebbero portare tantissimi buoni voti, ma soprattutto entrambi moltissimi bonus. Mi fido molto di Skriniar, penso che tra i due potrà essere quello che porterà più bonus, ma magari potrebbe dividersi con i due compagni di reparto, Miranda e De Vrij. Al quarto troviamo De Silvestri, terzino esterno del Torino. Con Mazzarri può trovare tantissimi bonus, lo scorso anno ben 6 gol. E bonus ovviamente si intende anche assist. Di conseguenza De Silvestri potrebbe essere davvero un crack quest'anno, se è listato difensore ovviamente al fantacalcio. Al terzo posto troviamo Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli. Scorso anno 6 gol per lui, mi sembra, sì 6. E tra cui un gol importantissimo con la Juve. E lui potrebbe portare, oltre a tanti bonus, anche qualche oltre a qualche bonus potrebbe portare anche tanti buoni voti. Non mi sono confuso. Al secondo posto troviamo uno che secondo me di bonus a livello per la maggior parte di assist ne farà davvero tanti, ed è Cancelo, terzino neoacquisto della Juventus. Lo scorso anno ci ha deliziato con prestazioni di alta classe più tantissimi assist. Quest'anno secondo me ne farà ancora di più. Lo scorso anno mi sembra 4-5 assist e un gol. Quest'anno secondo me potrebbe fare anche doppia cifra di assist, la butto lì. Per me sarà davvero ottimo. E ultimo, ma non per importanza, anzi perché qui è segnato come primo posto, però vi ho detto non è una classifica, Kolarov batte punizioni, fa tantissimi assist, spinge molto, potrebbe fare qualche gol, quindi chi meglio di lui potrebbe portare bonus? Niente ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto, video molto breve però per dirvi questi 5 giocatori secondo me da prendere assolutamente in difesa. Niente, io vi saluto e vi ricordo che non c'è nessun problema, che è tutto sotto controllo, bella!